L'idea era quella di presentare il mondo dal punto di vista della mia protagonista, Miley Nell. Questo è il motivo per cui volevamo stilizzare il mondo. La protagonista è una tredicenne, una entusiasmante, un po' nerd, appassionata, ossessionata, piena di energia, piena di vita. Quindi lo stile del mondo, l'animazione deve essere un riflesso di tutto ciò. Come tutti quanti gli altri ho vissuto questo grande cambiamento all'improvviso a 13 anni. Ero la brava bambina con tutti i voti massimi, però il corpo che cambiava, le emozioni cambiavano e io comunque rispondevo a mia mamma. Quindi in realtà è tutto quello che è successo a lei. Io non ero tanto seguace delle boy band. Diciamo che la mia, come dire, droga di scelta era Harry Potter. Mentre facevamo il film, tante donne, ci scambiavamo le storie, nessuno ti dice cosa ti devi aspettare, cosa ti succederà, e quindi la cosa buona di questo film è che potrà portare un po' di normalità nella conversazione e lo farà vedere come una cosa divertente, che la gente si possa divertire, si possono avere più conversazioni normali sulla pubertà e soprattutto sulle ragazze che attraversano la pubertà. I'm an only child and I don't know what the relationship is like between father and sons, but I was really inspired by wanting to explore that mother-daughter relationship. Sono figlia unica, non so quali sono i rapporti fra padri e figli, ma sono stata ispirata dal fatto che volevo esplorare il rapporto madre-figlia, perché credo che per molte donne, molte ragazze, questo è il vero rapporto più formativo da quando sei nata, ed è complicato perché è carico di emozioni, litighi con mamma, ma anche se è molto vicina a lei, cioè, ci sono tutti questi giochi mentali, amore, manipolazione, senso di colpa, tutte queste cose che erano molto succose e in cui lanciarsi, e volevo tuffarmi in una storia che non era solo specifica, famiglia di immigrati, ma volevo essere molto più ampia, quindi di essere una ragazzina di 13 anni, di essere in questa fase un po' strana in cui tutto cambia. Poi per quello che riguarda il rapporto padri e figli, sono molto orgogliosa di Jin, del personaggio da te interpretato, l'eroe, e di come lui per me in un certo senso rappresenta mio padre e molti dei personaggi maschili nelle famiglie asiatiche, quindi forti ma anche morbidi, e la roccia della famiglia, e lui sostiene la famiglia a modo suo, non è uno che parla molto, ma li appoggia, li sostiene con le azioni, il cibo che cucina per loro, e credo che sia fantastico mostrare quanto siano bravi a cucinare i papà cinesi, perché non sono cose molto note. Mio padre cucinava bene tanto quanto mia madre. Poi la domanda è se nell'attuale mondo non è forse meglio liberarsi del panda prima, considerate quello che sta succedendo. Credo per 107 la speranza, non voglio fare lo spoiler, però mi dispiace, se tu reprimi e non hai un rapporto sano con le tue emozioni, esplode. Alcune di queste cose non sono liberarsi del panda, ma alcune delle lezioni sono accoglierlo, abbracciarlo e fare una scelta più sana, perché crea un rapporto più naturale, più reale con te stesso, ma anche ovviamente con la famiglia, il mondo, gli amici. E lo diciamo anche nel film, il panda di May è piccolo e carino, quello della mamma, 30 anni di repressione, è così che viene poi fuori il panda rosso. You know, relationship with yourself, yeah. But also with your obviously your family and the world and your friends. Yeah, and that's what we're saying in the movie too. Like May's panda is like small and cute, but like her mom's, like that's what, 30 years of repression? That's what it looks like in Act 3.